E diciamo che questo campo al momento non ci porta benissimo. Terza partita consecutiva su questo campo casalinga, terza sconfitta. Non lo so, è difficile da spiegare questa sconfitta. Dovrò vederla e rivederla più volte perché ho la sensazione che la squadra abbia giocato anche abbastanza bene, però abbia subito un gol su un infortunio al 46esimo del primo tempo e poi nel tentativo di raddrizzarla nelle uniche occasioni, diciamo, che la squadra è venuta fuori nella metà campo nostra, ha trovato il gol. Quindi diciamo una penalizzazione che va al di là di ogni demerito. Noi se abbiamo una colpa è quello che probabilmente abbiamo costruito, abbiamo tenuto la palla, ma abbiamo creato poco. Poco tra parentesi perché abbiamo colpito due legni, due traverse e altre situazioni molto pericolose. Evidentemente i numeri devono dire che questo sport in cadenza ruolito presso le proprie mura di casa debba soffrire e lasciare punti agli altri ed essere la migliore squadra per rendimento sul campo esterno. Si chiude l'ambizione di poter scalare le posizioni in vetta e quindi magari qualcuno balenava l'idea ancora di poter conquistare il secondo posto. Credo che questo discorso oggi vada archiviato definitivamente, se non lo dice la matematica poco ci manca. Dobbiamo ora difendere la posizione cercando innanzitutto di garantirci la possibilità di farle queste playoff e poi là, che è un altro campionato, ci giocheremo tutti. Innanzitutto buonasera a tutti. Vittoria veramente importante per noi, chiave playoff, anche se ancora dobbiamo lottare fino alla fine. Però oggi veramente voglio fare complimenti ai miei ragazzi perché sono stati veramente bravissimi. Veramente complimenti. Niente, da adesso dobbiamo rimboccarci ancora le maniche ancora di più. Ogni domenica bisogna dare l'anima fino alla fine, tutto qua. Per quanto riguarda lo Sport di Catanzaro faccio anche i complimenti a loro perché hanno disputato pure una buona partita. Devo dire che noi il primo gol siamo stati un pochino fortunati. Comunque, come ben sapete, il calcio è questo. Niente, tutto qua.